alta 28 metri, pesa 5 tonnellate, decorata con 900 rose, illuminata da LED, luci alogene, candele. È fiore del cielo, la macchina di Santa Rosa, al suo ultimo trasporto, edizione 2014. Una macchina progettata da Arturo Vittori, il fratello di Roberto Vittori, l'astronauta. Il campanile che cammina, come è stato definito dallo scrittore Orio Vergani, che ci regalerà anche in questa edizione del 2014 quelle particolari emozioni fatte di fede, amore e tanto affetto per Santa Rosa. Il motore umano che cammina grazie a più di 100 facchini che, mossi da fede e tanto amore per la Santa, quella sera del 3 ci faranno provare delle emozioni uniche al mondo, particolari. Una macchina, fiore del cielo, che ha vinto un concorso nel 2009 su 65 bozzetti di idee con 95 punti, proprio per la sua versatilità e creatività. Una macchina che regala emozioni, che è stata assemblata proprio grazie al lavoro di squadra degli uomini di Andrea e Contaldo Cesarini e Vincenzo Fiorillo. Allora, iniziamo dall'avventura che ci ho avuto con la macchina di Santa Rosa. Io ho iniziato nel 1987, quando stavo a 97, stavo a costruire le terme. E Marco Sensi mi dice: Contà, perché non facciamo la macchina di Santa Rosa? E io dico: ma Marco, fa la macchina di Santa Rosa è un problema grosso, non fa niente, ci proviamo. Si va da tre architetti, Andreoli, Cappabianca e Cesarini, e parliamo di questa macchina. Subito tutti e due ingarluzzati, giovani, forti, dice: e facciamo la macchina di Santa Rosa. Dopo la terza sera, che alla sera si andava su per fare i lavori, le modifiche e tutto quanto, scappa fuori Marco Sensi, dice: Contà, io mi ritiro perché ho paura. Io mi sono trovato tra l'incudine e il martello. Allora ho detto: e io ci provo io. Però io ci ho provato così, scherzando, mentre invece facciamo la gara e vinco. E lì mi si è incominciata più la paura. E ho fatto la prima macchina con tanti sacrifici, con l'aiuto di tutta la famiglia, perché ci avevo messo sotto a lavorare tutti, figlio, figlie, moglie, e abbiamo fatto la prima macchina. Abbiamo fatto il trasporto, e ringraziando la Santa Rosa è stato tutto bene. Poi dopo mi si è messo attorno Raffaele per una rosa del 2000, per Ali di Luce, mi sono sbagliato. Ali di Luce, e pure questa ci abbiamo avuto tante cose, il vento che me l'ha fatta cascare. Però avevo fatto, quando mi era cascata nel 1997, mi sembra che era, no, 2007, mi è cascata, e io quando sono venuto su, che ho trovato la macchina appoggiata al campanile, mi sono messo in quell'angolo lì del bar come un vampiro, non lo so se ero più una persona. Passava la gente, mi salutava, io non rispondevo perché non ero più io. Però dopo è venuto Giancarlo Gabbianelli, il sindaco, e io di questa persona devo dire solo bene, perché mi ha consolato, mi ha preso sotto braccio, non aveva paura, e io come ricompensa gli ho detto: Giancà, io fra 10 giorni tiro giù la macchina da lì, la metto a posto e te la fa. Insomma, io per il 3 settembre la macchina fa la strada del tragitto, e abbiamo fatto tutto quanto. C'è una lettera che mi ha mandato Gabbianelli, che quando adesso la settimana passata mia moglie metteva a posto un po' di carte, l'ha trovata e mi sono commosso da quanto mi ringrazi. E quelle sono soddisfazioni. E questa
è più semplice di tutto, è una bella macchina. Sul primo non mi piaceva tanto, invece adesso l'ho presa come la mia figlia. Ma questa è la terza e poi speriamo che basta. Sì. No, ci saranno altri, perché il rapporto che ha il Contaldo Cesarini con Fiore del Cielo è la testimonianza dell'amore che ha quest'uomo per Viterbo e per la santa protettrice Santa Rosa. È un legame forte questo che c'è, ma mi dica, quest'anno l'assemblaggio di Fiore del Cielo, questa macchina alta 28 metri che pesa tante tonnellate, c'è stato qualche problema? Ma i problemi ci sono piccoli e grandi, dei piccoli problemi ci sono tutti i giorni. A combattere con la macchina di Santa Rosa i problemi ci sono tutti i minuti. Per esempio adesso abbiamo messo il gruppo, quello che genera la corrente a tutto quanto, che non spiana tanto bene e ci siamo accorti adesso. Perché? Perché io, diciamo, già mi sembra che sia la terza o quarta volta che iniziamo da su in cima a venire giù a controllare tutti i bulloni, tutte le viti, tutto quanto. Sarò pignolo, però voglio dormire la notte. Dormire la notte per garantire il trasporto, l'ultimo trasporto di Fiore del Cielo, datata 2014, sarà sicuramente emozionante, coinvolgente. Tutto questo si deve proprio all'assemblaggio della squadra degli uomini di Contaldo ed Andrea Cesarini e naturalmente di Vincenzo Fiorillo, naturalmente. Ma qual è l'emozione più forte che ha provato un uomo come Contaldo Cesarini con la macchina di Santa Rosa? L'emozione più forte che lei ricorda? L'emozione più forte è stata quella lì, quando della macchina che mi era cascata, che sono riuscito a piazzarla qui nel piazzale. L'ultimo bullone che abbiamo messo è stata un'emozione a me, che abbiamo acceso le luci e mi funzionavano. Quella è stata un'emozione, momenti più belli di quando ho preso moglie. Sicuramente è stato emozionante, perché è stato proprio la prova che gli uomini Contaldo ed Andrea Cesarini e tutti quanti avevano realizzato la messa in assemblaggio di questo fiore del cielo, di questo fiore che ha il profumo di una santa, la santa della pace, la santa dell'amore.